Buongiorno Smart Italia, benvenuti alla nostra rubrica con cui vi raccontiamo ogni giorno un pezzetto di Formez che non si ferma nonostante l'emergenza Covid. Oggi incontriamo la nostra collega dalla sede di Napoli, Claudia Migliore, responsabile di tre progetti, non uno, tre. E allora dici, cara Claudia, come stai facendo a portare avanti le attività di questi progetti? Quali sono, diciamo, i nostri committenti e cosa stai facendo per non arrestare le attività, ma per andare avanti? Buongiorno. Buongiorno Claudia, sì, i progetti che seguo sono tre, sono tutti con il Dipartimento della Funzione Pubblica, due sono su PON Governance e Capacità Istituzionale e un terzo, l'ultimo che è partito da poco, sul tema della valutazione della performance e su fondi nazionali con l'ufficio del consigliere De Giorgi. Che cosa sto facendo? In realtà le attività dei tre progetti sono a diverso livello di avanzamento, il progetto riformativa è nel pieno della sua realizzazione. Il progetto Sinergie, in particolare la linea dedicata al Common Assessment Framework, è in chiusura perché dovrebbe chiudere a giugno, e l'altro invece è appena partito. Quindi sostanzialmente questi, diciamo, diversi livelli di avanzamento comportano anche attività differenti e modalità di lavoro e di organizzazione differenti proprio in considerazione di questo. Per il progetto dedicato al CAF, quindi alla griglia comune di autovalutazione, noi abbiamo sempre lavorato a distanza, abbiamo un gruppo di lavoro che lavora appunto a distanza e con la dottoressa Bellotti, che è referente nazionale CAF per il Dipartimento della Funzione Pubblica, lavoriamo da sempre con questa modalità, quindi abbiamo proseguito nelle attività esattamente come facevamo prima. Per quanto riguarda il progetto in fase di avvio, abbiamo in realtà tutta una serie di attività che sono più amministrative, quindi l'avvio dei contratti, degli avvisi, e in questo chiaramente sono stata aiutata molto dalla VPN e dalla possibilità che il Formez ci ha dato di lavorare a distanza sui sistemi informativi, e quindi l'attività, diciamo, sta andando avanti regolarmente da questo punto di vista. Con il progetto riformativo abbiamo spostato molto diciamo, sull'online, questo sia nel raccordo con i nostri esperti e con le società che stanno in particolare seguendo le amministrazioni, sia a loro volta le società nei confronti delle amministrazioni. Il progetto prevede delle attività di affiancamento on-site specifiche e molte delle amministrazioni che noi seguiamo sono quelle coinvolte direttamente nell'emergenza Covid-19, perché una gran parte viene proprio dalle zone del nord Italia e dalla Lombardia, e quindi laddove abbiamo potuto e stiamo potendo, stiamo realizzando le attività di supporto a distanza. In altri casi abbiamo sviluppato di più la parte, diciamo, di lavoro in back office e meno quella di front office. Sicuramente il progetto riformativo è quello che risente maggiormente del problema che stiamo vivendo nel paese. Ecco, infatti dicevi amministrazioni del nord coinvolte che in questo momento avranno un'emergenza, hanno un'emergenza ben più ampia che quella di pensare ad attuare una riforma. Sì, considera che ad esempio noi abbiamo tra le amministrazioni destinatarie il Comune di Bergamo, e sul tema in particolare, sul tema della valutazione della performance. È chiaro che adesso siamo in una fase diciamo, un po' diversa, perché ad esempio lo stesso Comune di Bergamo ci ha contattato per proseguire le attività e per andare comunque avanti su alcune questioni specifiche, chiaramente a distanza. Se non avessimo avuto questa possibilità, il progetto di fatto si sarebbe dovuto fermare. Bene Claudia, quindi possiamo dire che ce la faremo anche a supportare questi comuni e le più, diciamo che, più coinvolti dall'emergenza Covid. Assolutamente sì, noi non ci siamo fermati e stiamo proseguendo nelle attività, anche appunto rivedendo le modalità di lavoro, le fasi e la tempistica del progetto. Sicuramente ce la faremo con un po' più di difficoltà, magari con tempi un po' più lunghi, però sicuramente ce la faremo. Grazie Claudia, allora buon lavoro. Grazie a te, grazie a voi, buon lavoro. Grazie.